Per due volte in svantaggio e siete riusciti per due volte a ribaltare l'andamento della gara, che poi avete anche vinto nel finale grazie a quella prodezza di Citro. Sì, una bella partita, siamo andati in svantaggio due volte, nonostante ciò abbiamo dimostrato carattere, abbiamo attrezzato il risultato e siamo riusciti anche ad andare in vantaggio anche a pochi minuti alla fine. Qua si è visto il carattere del Città di Messina e tutto il cuore. Come contro il Licata forse avete sofferto un po' troppo dietro, anche se insomma il Cosenza ha grandi qualità. Guarda, noi siamo una squadra che giochiamo a calcio, giocando a calcio dobbiamo anche concedere qualcosa all'avversario. Loro erano una grande squadra e siamo riusciti, diciamo, a limitarli anche se hanno avuto le loro occasioni, perché hanno dei grandi giocatori. E abbiamo giocato, secondo me, diciamo, un'ottima partita sotto il profilo caratteriale, anche se quasi perfetta sotto l'aspetto tattico. Il tuo ingresso in campo, come nel secondo derby con l'ACR, ha comunque dato rinnovata verve, avete provato a spingere, alla fine siete stati premiati. Il mister mi ha messo in campo nel secondo tempo, io mi faccio trovare sempre pronto, mi aveva chiesto di spingere sulla fascia, che alla fine forse è quello che mi riesce meglio, sono riuscito a dare il mio contributo e abbiamo fatto bene. Il regolamento che impone 4 under in campo condiziona un po' voi over, spesso una vera e propria staffetta, state comunque trovando una certa continuità di rendimento, magari aiuta un po' anche la coppa. Sì, questa regola dei 4 under mette sempre in difficoltà il mister, anche perché gli over che ci sono in squadra sono tutti bravi e si fanno trovare sempre tutti ben pronti come oggi. E ogni tanto qualcuno si sacrifica, però quando viene chiamato in causa fa sempre bene. Avete affrontato due volte l'ACR, adesso affrontate due volte il Ragusa, che insieme a voi è fin qui la sorpresa di questo campionato. Dopo un inizio delicato ha sterzato e sta ottenendo una serie di risultati davvero positivi. Sì, vedremo un po' adesso il Ragusa, anche se ha cambiato tanto dall'anno scorso. Abbiamo notizie che è una buona squadra, gioca anche a calcio, vedremo un po' in Coppa di fare bene, dare spazio a chi forse ha giocato meno e poi in campionato cercare di conquistare 3 punti.